E si è sconfitto il Crotone dalla gara con la Roma, una buona partita comunque degli squali, soprattutto nel secondo tempo. La Roma è stata cinica, aspettata, si è comportata da grande squadra e ha vinto la gara. Partita aperta sin dai primi minuti, già al terzo una linea aveva una potenziale buona occasione non sfruttata, poi la Roma piano piano prende possesso del gioco e anche soprattutto del centrocampo e prova a impensierire Cordas con un tiro di Nainggolan al 12esimo. E al 32esimo c'è un'altra buona occasione per la Roma, procurata questa volta da un destro di Capuano svirgolato che sfiora l'autogol, e poi arriva il vantaggio dei giallorossi dopo un'occasione fallita di Gerson. Arriva al vantaggio appunto con El Shaarawy, imbeccato benissimo da un cross di Kolarov dalla sinistra. El Shaarawy tutto solo riesce a realizzare il gol dell'1-0. Primo tempo che termina dunque con i giallorossi in vantaggio, possiamo dire meritatamente. Nel secondo tempo un altro Crotone, una squadra molto più aggressiva che prova a creare problemi ad Alisson e riesce ad avere anche un paio di occasioni importanti nella ripresa. Prima però è Dzeko che scalda le mani di Cordaz al 51esimo, poi al 56esimo la clamorosa occasione fallita da Trotta che ruba palla a Juan Jesus a metà campo, si invola verso la porta di Alisson e poi non riesce a battere lo stesso portiere brasiliano. Sulla respinta arriva Stojan che tenta il pallonetto ma non trova la porta. La Roma, leggermente spaventata da queste azioni del Crotone, prova a reagire. Kolarov prova un destro a giro che termina fuori e poi c'è anche un altro tiro di Nainggolan terminato al lato di poco, ma il Crotone nel secondo tempo è più presente, gioca meglio e sfiora ancora il pareggio con Stojan che è imbeccato benissimo da Ricci in aria a tu per tu con Alisson, calcia debole, di fatto regala il pallone al portiere brasiliano. Questa è stata un'altra clamorosa occasione fallita dai rossoblù, dopodiché la Roma ovviamente sfrutta il campo in contropiede, sfrutta appunto gli spazi lasciati dai rossoblù che sono quasi tutti in avanti. Nainggolan con il sinistro al 75esimo realizza la rete dello 0-2, un sinistro piazzato imprendibile per Cordaz. Dopodiché gli ultimi 10 minuti sono ordinaria amministrazione per i giallorossi che appunto si comportano da grande squadra. Poche occasioni e due gol realizzati, al contrario del Crotone che nel secondo tempo ha avuto le occasioni per pareggiare la gara, non le ha sfruttate, dunque perde inevitabilmente la gara. Le partite vanno viste anche sotto questi punti di vista. Se noi in allenamento proviamo determinate cose, poi sotto porta siamo molli, anche in partita diventiamo molli e quindi dobbiamo migliorare questo aspetto da parte di tutti. Le occasioni le abbiamo create, è colpa nostra che non le abbiamo sfruttate, però guardando le cose belle possiamo dire che il Crotone ha fatto una partita, a mio modo di vedere, senza mai soffrire la Roma, e questa è la cosa prima, più importante. E poi è chiaro che i valori di qualità differenti nelle occasioni emergono e perdi le partite proprio per questi motivi, ma è la vecchia storia del calcio, anche quando io giocavo a un determinato livello le altre squadre magari correvano, giocavano meglio, facevano, poi noi con due situazioni vincevamo le partite. Il Crotone ne esce forte da questa partita secondo lei? Sì. Sì, perché ha dato dimostrazione di poter affrontare chiunque. Contento del fatto che nel primo tempo, nonostante non fosse una partita facile, la squadra ha avuto la pazienza e la qualità in certi momenti anche della gara di aggirare il Crotone, cercando specialmente le vie esterne, perché obiettivamente di profondità non ce n'era quasi per niente. Il secondo tempo poi è cambiata un po' la partita dopo il nostro gol. Noi siamo stati un po' ingenui in alcuni momenti della gara nel palleggio, magari non aiutate anche dal tipo di campo, che essendo il vento, il fatto che non fosse bagnato, la palla non camminava tanto, abbiamo commesso qualche errore di troppo specialmente nel palleggio da dietro e ha permesso a Crotone di avere qualche opportunità di troppo. In questo dobbiamo migliorare e crescere, perché non possiamo permetterci determinati errori in gare sia con Crotone ma anche con squadre importanti, perché non è facile vincere qui, ve l'assicuro, sotto tutti i punti di vista, con una squadra che anche in salute veniva da una vittoria importante contro la Sampdoria.